Il francese Alaphilippe ha vinto la prova elite maschile dei mondiali di ciclismo disputati ieri a Imola. L'Italia, che non vince il titolo iridato dal 2008 con Alessandro Ballan, ci ha provato ma si è dovuta arrendere alla concorrenza. Caruso ha concluso al decimo posto, subito dietro lui Vincenzo Nibali e in gara però avevamo anche il valtellinese Andrea Bagioli che proprio questa mattina abbiamo intervistato su Radio TSN, sul canale 610, la nostra radiovisione, la nostra radio, quella che potete vedere appunto in TV, sulle 610. Ecco l'intervista. Parliamo di te, perché insomma questa convocazione non era per nulla scontata o prevedibile inizio stagione. Tu stai facendo una stagione strepitosa, Andrea. No, certo, all'inizio stagione non mi aspettavo di essere già in nazionale e essere convocato per il mondiale, quindi mi ritengo soddisfatto, anche se ieri la gamba non era delle migliori, però già essere lì con i migliori al mondo per me vuol dire tanto. Quando ti hanno comunicato che dovevi andare ai mondiali, il tuo stato d'animo com'era e come hanno fatto a comunicartelo? Ma sicuramente felice, ho visto Cassani alla Coppa Bartali. Ho vinto una tappa e dopo la gara è venuto lì a parlarmi e dicendomi che avrei corso il mondiale. Caspita, ma così? Te l'ha buttata lì così proprio? Sì, così diretto. Come hai reagito tu? Sei caduto a terra o sei rimasto con aplomb no, in piedi? Gli hai detto che. In piedi, però ero contentissimo. Ti aspettavi di arrivare al vertice così presto? E quali sono i tuoi obiettivi futuri adesso? No, come detto prima, non me l'aspettavo inizio stagione, però fin da subito, dalle prime gare, ho visto che riuscivo a star lì davanti con i primi e poi dopo la vittoria del Tour de Lens, che è arrivata a inizio agosto, mi ha dato un po' più di fiducia in me stesso e infatti nell'ultimo mese sono andato sempre nelle prime posizioni. E i prossimi obiettivi, parto oggi che vado in Belgio per la Freccia Vallone, che è mercoledì. Caspita. E poi domenica c'è la Liegi-Bastogne-Liegi. Caspita, non stai mica fermo, mica ti lasciano a casa no, te. Mai. Caspita, mai fermo. Ah, sentito Andrea, mai fermo. Chi si ferma è perduto. Esatto. E il Giro d'Italia? No, niente Giro d'Italia. Forse dovrei fare la Vuelta a fine stagione.